Siccome alla fine Fazio non lo invitava, abbiamo deciso di invitarlo noi, per dirci che tempo che fa, appunto. È con noi il segretario di Possibile, Pippo Civati. Vi ringrazio per l'invito. Io ho una cartina dietro di me perché ovviamente per essere invitato a Che tempo che fa sono diventato un meteorologo, è anche l'unica possibilità per andare in televisione lo spazio delle previsioni meteo, tutto il resto è occupato da altri. Il programma si chiama Stai sereno variabile, perché il Presidente del Consiglio si può anche cambiare, peraltro la fortuna di Renzi è legata a una sorta di parricidio del povero Letta, che fu sostituito a sua insaputa perché nemmeno se ne accorse. Come vedete nel corridoio adriatico c'è una mucca che però si è spostata, questa mucca in corridoio, e io voglio ringraziare per Luigi Bersani per aver deciso di votare no. È stata lunga, ma io l'avevo invitato da un'altra piazza. In particolare c'è una zona di addensamento clientelare in campagna, in bassa campagna intorno a Salerno, dove pare che si voti per via di tante esondazioni di fiumi di soldi, così è stato detto da un personaggetto che ormai avete imparato a conoscere. Ci sono mari molto mossi in Puglia, grazie a un'altra persona che volevo salutare, si chiama Michele Emiliano, forse il governatore più autorevole, anche quello che voterà no a questa riforma costituzionale. Stiamo anche assistendo a un po' di sbalzi a Palazzo Chigi, ci dispiace, c'è una bassa pressione, però notiamo che c'è anche una sorta di accanimento. Renzi in questo momento, mentre noi parliamo da Bologna, sta dicendo che se si vota no si tengono quelli di prima. Gli vorrei dire sommessamente che quello di prima è lui. È molto semplice, è lui che ha deciso di governare con gli stessi di prima e con il vero leader di cui ormai io sono ossessionato, che è Angelino Alfano, che è ministro da sempre e rimarrà per sempre su questa cartina. Angelino forever. E per quello che ha detto De Luca di Rosi Bindi, ci si dovrebbe dimettere in un paese occidentale, più liberale, ci si dovrebbe dire, guardate, l'ho detta una di troppo rispetto alle altre, poi peraltro è andato avanti. E poi dal 5 di dicembre non c'è né il diluvio, come dicevo prima, né un particolare trauma, ci sarà un altro governo di passaggio, molto probabilmente guidato dallo stesso Renzi, io non ci credo che molli la presa. C'è Franceschini al lavoro che ha un album, gira con un album di governi da fare, perché sapete che è la sua attività frenetica da anni, e peraltro Franceschini si è distinto in questi mesi per aver detto delle cose enormi da Ministro della Cultura. Suo è il parallelismo tra la riforma e la Brexit, che non c'entrano nulla, che è un modo per confondere le persone, per dare dei messaggi totalmente contraddittori. Dicevo, Franceschini è al lavoro, Del Rio è pronto, non sappiamo se Mattarella avrà intuizioni diverse, ma la Repubblica parlamentare funziona così.